Non c'è cambiamento senza creatività. Si basa su questo pilastro la rivoluzione politica immaginata da Cora Fattori per il futuro delle Marche. La consigliera comunale fanese si candida infatti alle prossime elezioni regionali all'interno della lista Rinasci Marche, della quale fanno parte Più Europa, Verdi e Civici. Secondo la 39enne di professione ingegnere, è attraverso un atteggiamento aperto e creativo, attento a ciò che accade intorno a noi e nel resto del mondo, che si possono creare ricchezze e posti di lavoro per i giovani e non solo. Questo è possibile intercettando i fondi europei in modo razionale, serio e programmatico. Basta copiare, basta guardare chi ha fatto già bene. E in questo i tre asset, ambiente, digitale e sociale, sono strategici. Non sono tre parole campate in aria, ma sono tre parole serie. Oggi nel mio intervento elencherò degli esempi in cui ambiente, digitale e sociale hanno creato impresa grazie ai fondi europei dal 2011 al 2018, imprese che sono nate, si sono sviluppate in paesi anche più poveri dell'Italia, ma che grazie ai fondi europei sono riusciti a creare PIL, e questo è fondamentale. La sanità è senz'altro uno dei temi centrali di questa campagna elettorale. Anche in questo caso, secondo la Fattori, è fondamentale saper intercettare i finanziamenti già esistenti. Ci sono molti fondi dedicati alla sanità dalla Regione Marche, ma devono essere utilizzati meglio. Questo lo sappiamo, lo stanno dicendo tutti e l'hanno detto tutti da tempo. L'amministrazione di centrosinistra, che io appoggio per una nuova candidatura, deve fare meglio e quindi è giusto anche dall'interno spingere per questo miglioramento. Un altro tema caldo è quello dell'ambiente. Per la candidata fanese, una vera e propria risorsa per l'economia. Ambiente significa anche impresa, perché se io creo un'impresa che riesce a ottimizzare le proprie risorse anche dal punto di vista dei consumi, riesco ad avere un'impresa più competitiva. Inoltre, ambiente può essere una nuova impresa. Gli esempi che porterò questa sera fanno vedere di imprese che hanno creato posti di lavoro e crescita economica sfruttando le tematiche ambientali. Alla presentazione della candidatura di Cora Fattori era presente anche l'intellettuale e critico cinematografico pesarese Pierpaolo Loffreda, candidato all'interno della stessa lista e vero e proprio alfiere della cultura, un settore da rilanciare a partire da tre mosse strategiche. Salvaguardare, ripristinare e valorizzare i beni culturali e quelli ambientali. Quelli ambientali lo sappiamo quali sono, lo sanno tutti, dei Sibillini, Arcadio Nerone, il San Bartolo, il Conero, eccetera, ma per i beni culturali invece sono uno sproposito. Io ho calcolato sulla provincia di solo sulla provincia di Pesaro, 360.000 abitanti, abbiamo almeno 40 centri d'eccellenza, senza contare le frazioni, bisogna valorizzarle e abbiamo la possibilità di usare i fondi europei. Finora, per alcune situazioni non sono mai stati neanche chiesti. Per cui la lamentela, la lagnanza contro l'Europa cattiva, che non ci vuole bene, che non ci aiuta, è una balla, perché noi non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare.